Come corrispondente di The Map Report, come giornalista chiamato a dare una mano ad un progetto internazionale dell'UNESCO che ha voluto Media Trade Company, oggi sono molto contento perché alla testata giornalistica si affianca un'Academy che non fa un racconto come facciamo noi con un impegno giornalistico basato su un sito web quotidiano, sempre aggiornato, su un mensile cartaceo, che al momento è ancora un bimestrale, ma sarà una delle prossime novità, e con la novità che ci prende tra qualche giorno, il lancio del canale 810 di Sky, quindi la televisione di The Map Report. No, io sono molto contento perché a questo impegno di racconto si affianca un impegno di formazione, l'Academy, e dunque la famiglia di The Map Report cresce nel segno non solo dell'innovazione, ma nel segno della testimonianza civile e quindi della formazione che occorre al paese. Il sistema cresce se gli imprenditori si impegnano a diffondere valori oltre che a crearne, la cui ricaduta è sul territorio. Ed essere qui oggi per me ha un valore particolarmente importante perché le forze armate hanno un valore per il paese e con il paese è immenso. Non è semplicemente un complimento fatto al tempo del Covid, speriamo di esserne usciti da questa pandemia. È un riconoscimento che si deve alle istituzioni di questo paese, di cui le forze armate rappresentano la più bella testimonianza. Allora ecco che parlare qui di acqua, con la visione di giornalisti impegnati a livello internazionale, questa cosa mi piace molto e sono molto contento dell'iniziativa di MediaTrade.